mattina è Pippa The View. Allora ragazzi, oggi siamo tornati con un piccolo vlog dove io e Pippa vi facciamo vedere i regali che ho preso in Ungheria. E uno ce l'ho addosso. Sì, alcuni ce l'abbiamo addosso ragazzi, ma prima di iniziare vi volevamo dire che il video della festa che a sorpresa che Pippo mi ha organizzato, magari vi lasciamo il link alla fine del video, se ve le siete perse potete andarlo a vedere. C'era stata consigliata da Romano, che è il nostro grandissimo fan veramente, che ci scrive sempre veramente. Grazie quindi per il tuo consiglio. Mentre questo video dei regali ci è stato consigliato da Simonetta Vinciguerra, che è veramente una ragazza splendida, che ha una pagina Instagram, bravissimo, ha una pagina bellissima, quindi vi consigliamo di andarla a vedere, magari vi scriviamo anche qua il nome così potete andarla a seguire. E fatevi un giretto. Bravo, quindi Simonetta, manda un bacino a Simonetta, Pippo. E poi questo video ci è anche stato consigliato da Giada Semeraro, Semeraro 25, grazie. Che ha 25 anni, perché mi dicevo 25. Vabbè, non l'hai detto. Ok, comunque ragazzi, volevamo anche dire che se vedete in questo periodo dei problemi con YouTube è normale. Purtroppo, ad esempio, noi carichiamo dei post. Sì, perché ad esempio stanno facendo la... non so come vi posso dire. E stanno cambiando un po' YouTube, ecco. Diciamo così, stanno un po' cambiando YouTube, quindi stanno succedendo dei casini. Ad esempio, quando scriviamo dei post sulla community per avvisarvi di qualcosa, semplicemente per condividere una foto con voi, voi ci dite, ma io non lo vedo questo post. Oppure i commenti che scrivete sotto i nostri video, ma non li vedo, come mai? Perché purtroppo o li blocca YouTube, comunque succedono casini. Quindi, no ragazzi, ecco. Scusate se prima ho sbadigliato, però ci siamo alzati da un'ora. Sì, da poco, mattina. Ed è anche il primo giorno di vacanza di Pasqua. Per voi il secondo. E comunque altro problemino di YouTube, giusto? Noi vogliamo dire così, ne siete... ce lo sapete anche voi, ma penso che ve ne siete già accorti, che non arrivano le notifiche sempre di quando pubblichiamo dei video. Infatti, ad esempio, il video che è uscito ieri, quello... Super Foodies. Ah, bravissimo, i Super Foodies. È stato visto da poche persone. E vi lasciamo non è arrivata il link di Tina Tornata, quello e anche dei Super Foodies, sì. Alla fine del video, così se ve lo siete perso potete andarlo a vedere, perché appunto non arrivano le notifiche, quindi voi non lo sapete. Comunque sappiate che noi pubblichiamo video lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle ore 17 oppure 14:30. Allora abbiamo due buste, che dovete dare una. Allora, ben due sacchetti. Che inizio io, perché tu sei andato in Ungheria, quindi... Aspetta, facciamo insieme. Due sacchetti che sono uguali, Memories of Hungary, appunto la busta che è dell'Ungheria. Ma che bella! Ah, primo regalo! Ecco, iniziamo da quello che abbiamo addosso, Pippo. La maglia del lago. Del lago Balaton, che è il lago più grande d'Europa. Guardate un po', ragazzi. Bellissimo, appunto, Balaton, così. Mentre anche io ho delle cose che ho preso lì. Allora, in pratica, questa maglietta azzurra che vedete... L'anello da sposa. Smile, l'anello da sposa. Perché l'anello. Da poco ti... Ma cosa dici? Poi ho anelli proprio, sì, comunque. Quindi la maglietta, questa qui che rimane un po' cortina, così. Poi, invece, questi qua sono dei regali che mi ha fatto la ragazza dove sono andata, in Ungheria, appunto. Però io direi subito di partire. Aspetta, vi potevo farli vedere. Ce li ho addosso. Allora, questi orecchini che avete magari già visto, perché li ho già messi perché mi piacciono un casino, bellissimi così, e poi anche dei braccialetti, che naturalmente a me vanno sempre larghi perché non hanno ancora fatto i braccialetti per me, che ovvero un polsino, vedete, un polsino microscopico. Comunque sono questi, questo qui azzurro con le petroline, poi c'è questo qui con questo qua davanti, e poi, aspetta un attimo, e ragazzi, poi tutte guardate, le... Fate lo screenshot! Così. Cioè dai, veramente. E poi, aspetta Pippo, prima di far vedere una cosa, ho anche un altro acquisto che magari non so come farvelo vedere. Comunque sono i jeans. Forse avete anche già visto, non lo so. Ma a me sono così. E poi vedete che salgo sulla sedia, così vi faccio vedere bene. Proprio molto professional, ragazzi. Ok. Così Tina la rosa qua. Adesso Tina sono più le gambe, okay. Non ha più il corpo. Ecco, mi sono tornata. Allora dai. Ma partiamo con il Lego City. E te l'ha regalato anche qui la famiglia che mi ha ospitato. Lego City, Manchester City. Mi hanno fatto tantissimi regali e anche a Pippo, veramente. Quindi Lego City, questo qua cos'è? Dell'Adventure? Dell'Ike. Ok. E prendi anche l'altro regalino che ti hanno fatto, Pippo, dovrebbe essere qua, sì. Che cos'è? Beh, questo. Che cos'è? Te l'ho già fatto vedere. Vai, prendi.
Oh! Messi! Cos'è? Le avevo detto, parlando, no, che gli piace il calcio. E cosa ti hanno regalato? Aspetta. Vai. La prima maglia paillette di Pippo, quelle reversibili, perché ragazzi, guardate. C'è. Pallone. È bellissimo. E cosa esce fuori? Il pallone. Score, d'oro. Ok. Pallone d'oro. Bellissimo. Pallone d'oro. Ti è piaciuta? Sì. Ti piace? Questa qui me la metto a scuola, poi quando andiamo l'ultimo giorno di scuola e quando segno mi metto la maglia oro per dire pallone d'oro. Certo. Poi invece i regali che gli ho fatto io a Pippo, perché naturalmente io ti ho pensato, Pippo. Certo. Io invece non allora. Ho pensato, non ho fatto nessun regalo. Vabbè, solo la festa. Lo sapevo. Solo la festa e boh. Io ti ho regalato. Allora, a parte la maglia, questa qui Balaton, e poi anche questa. Dell'Ungheria, la giacca dell'Ungheria della squadra di calcio. Bravo, giacca, perché ho detto sono andata proprio in un negozio di calcio, ho detto devo prendergli qualcosa perché me l'aveva chiesto. E appunto Hungary è scritto qua, quindi Ungheria, bellissima impermeabile, anche il cappuccio qua, così. Con anche lo stemma, quindi. Tutta te. Ti è piaciuta? Calcio. 10 anni. Ah no, questa qui ragazzi me la metto sulla scrivania, tipo, me la metto tipo da tovaglietta, quando poi farò i video da solo, in futuro mi metto la maglietta. Poi, praticamente le cose qua fuori perché non ci stavano nelle buste, aspettate che devo fare questo. Allora, questa qua invece l'ho presa per mio papà, nostro papà, con scritto Budapest, vedete qua, rossa, così. Perché appunto lui ha parecchie maglie, un po' delle altre nazioni, quindi o delle altre città. Sì, c'è cioè la della Budapest. Francia, della Spagna. Io invece non ce l'ho le nazioni, solo quella no? dell'Ungheria. Ah vabbè, è una prima cosa. Io ragazzi, è stato il mio primo acquisto in Ungheria, questa. La borsa, primo acquisto. Bellissima, con scritto Budapest, che è grande ragazzi, cioè, guardate com'è. Grande così. Ah, e vi faccio un piccolo sondaggio che c'entra con l'Ungheria. Ma a voi vi piace più, parlo di paesi, l'Ungheria o la Spagna? Vabbè, sono già cose di dire. Ma no, ma secondo me ogni paese ha le sue bellezze, Pippo. Non si può dire più bello uno, più bello l'altro. Spagna! Ogni paese ha le sue bellezze. Spagna. Ho detto Spagna. Va bene, Pippo. Comunque così, c'era anche di altri colori, però questa di jeans mi è piaciuta tanto perché la puoi abbinare con tutto. Poi, vediamo un po', passiamo ai sacchetti. Sto provando a fare una cosa incredibile. Allora, questo qui me l'ha regalato la famiglia, perché dovete sapere che in Ungheria c'è tantissima lavanda, veramente tantissima, e quindi appunto me l'ha regalato questo con questo fiore qua di lavanda, e poi dentro il sacchettino con il sapone, poi ci sono i sali da bagno, e poi invece questa qua che ho preso io, mi pare. O era già dentro? No, era già dentro. No! Si è stropicciato! No, ma va Pippo, poi torna a posto. E sarebbe la saponetta, questa qua. Comunque, troppo carino. Poi, altro vestito che ho preso. Questa magliettina qua, senape, bellissima, che ho già messo perché è troppo bella. Semplice a costine, però veramente piace tanto. Ah, dammi la giacca, dov'è? No, la Pippo, non toglierla, non prenderla perché sennò cade tutto. Perché è tutto da pirandolo. Cioè. Poi, un altro acquisto bellissimo, il portafoglio. Dell'Ungheria, perché mi mancava con questo, con la cerniera così, quindi questo qua, bello. Poi, la scuola invece è stato molto... Cosa fai? Non far cadere tutto! Vabbè. Cioè, guarda, fai prima, disastri anche con i regali. Prima volta che mi alzo in tutto YouTube. Ma così? Voi lo sapete, ragazzi. Poi, la scuola è stata troppo carina perché ci ha fatto dei regali, ovvero questo... Portachiavi che ho messo già nel portapenne, però adesso l'ho staccato per farvelo vedere. Poi la penna, tutto con il nome della scuola, il bracciale e il righello. Ci sono stati veramente carinissimi. E poi ci hanno anche regalato una foto con tutti noi e tutti gli ungheresi insieme. Quindi veramente sono stati carinissimi. Molto, devo dire che l'Ungheria è un paese molto caloroso. E molto gentile. E gentili. Si mangia solo zuppe. No, si mangia bene. Zuppe. Poi vediamo un po' altro sacchettino. Ho preso questa qui per casa. Tina, ma potevi fare un video lì in Ungheria? Mangio zuppe per Ma settimana. Lì Pippo stavano sempre tutti insieme, non è che potevo mettermi a fare video così da sola. Ok, poi questa qui Balaton, guardate che bella, quella di cuore. Perché così per cambiare, però prende sempre la solita cartolina. Invece io prendo questo. Poi questo è da magnà, ragazzi. Che devo ancora provarlo.
Aspetta che tolgo questo. Sarebbe il miele d'acacia. Tu l'hai preso all'aeroporto Budapest? D'acacia. Il miele d'acacia con dentro le mandorle. Cioè, guardate, io non l'ho mai visto. Quindi ho deciso, ma sì, proviamolo. Anche la bandiera qua dell'Ungheria. No, io la volevo, detto non ho mai io così, te lo giuro. Avevo visto che i miei compagni avevano tipo il pallone giallo. Poi dopo, quando lo toglievo, tutto il pallone blu. Invece okay. Il pallone d'oro. Poi questo qui me l'ha regalato la famiglia. Sempre lavanda, che è molto molto profumata. Ham, Fod, Jude, Balls, Play, poi. Sì. Grit. Poi... questa qui che invece è già finita, ragazzi, praticamente. Sarebbe la tisana alla lavanda, perché sono andata in uno stand, in un negozio tutto lavanda. Quindi la tisana qui che sta già finendo perché è buonissima. Poi, questo, ragazzi, naturalmente vuoto. E cosa c'erano? Questi qua. Ovvero che Pippo non ha mangiato, perché lui è schizzinoso. Ah no, le cose nuove, lui. Cioè, Pippo, dovevi io mangiare. Mangio. Erano buonissimi. Io mangio solo McDonald's. Sì, togli questa però perché se no la tagli e succede un casino. Allora, questi qua che erano lavanda, biscotti alla lavanda e al limone, ragazzi. Infatti voglio provarli a fare in casa perché nell'orticello ce l'abbiamo la lavanda, quindi. E poi sono contentissima perché l'ho preso anche perché rimane questa... come si dice? Questo... oh mamma mia, barattolo con scritto Budapest qua, quindi per ricordo. Ah, sei spolliciato e gli fai una partita di calcio al campetto che abbiamo qui vicino al campetto. Sì. Mi posso adesso con queste cose. Poi ragazzi, altra cosa alla lavanda naturalmente, no. È il burro cacao alla lavanda, il balsamo labbra. Non esiste. Già che esiste qua. Poi vabbè, questo qua che l'ho preso quando dovevo partire da qua, da dall'Italia, c'era il Tiger all'aeroporto e ho detto prendo questo. Questo mi ha proprio chiamato questo quadernetto tutto bianco a forma di sushi, però ho detto l'ho preso a mia mamma perché le piace bene il sushi proprio ancora di più di me e quindi a me gli ho 70 prima pezzi dal togliere. Poi questo qui sempre per mamma, per la cucina, che le piacciono molto queste cose, questo strofinaccio detto Hungary, bellissimo. Io le prendo sempre delle cose così. Anche quando ero stata a Firenze, ne ho preso un altro, era un po' più grande. E non mi aiuti. E poi, no, la prima dopo. Capito. Poi questa qui, calamita, che non può mai mancare. Con il ponte delle catene, dove ci sono stata, ragazzi? Ci sono passata sopra. No. Poi la famiglia sempre mi ha regalato questo cioccolato alla lavanda. Che devo provare ancora. Ma comunque io sto scoprendo tutte delle cose adesso. Quella è stata su qualcosa. Ma come? Io te ne racconto le cose, ma tu non mi ascolti. Ok. Hai rotto la scatola. Va benissimo. E poi questo qui, ragazzi, forse è il regalo che più mi sta a cuore. Ah, c'è un altro dopo, ok? Forse è il regalo che più mi sta a cuore, ovvero questo, che mi ha regalato proprio la famiglia. Primo video che parla praticamente solo Tino, scusate. Eh no, vabbè, i regali che ho preso io. Vabbè, anche tu hai parlato. Tipo. E tu li hai fatti da solo mentre io non c'ero. Allora, è questo qui che mi ha regalato la ragazza e la famiglia, perché parlando che animali ci piacevano, mi aveva chiesto qual è il tuo animale preferito. Avevo detto, a me piacciono tanti animali, però quello che uno di quelli che mi piace di più, oltre ad essere il panda naturalmente, è il coniglietto. Ah! E guardate cosa mi ha regalato. Ma qui sulla cosa di Lego City c'è scritto 4x4, fa 16? Sì. Va bene, Pippo. E guardate, è un portachiavi, così me lo tengo sempre, sempre sulla mia scrivania, che mi fa compagnia, mi guarda, perché, cioè... Ma perché ti guarda e c'è soluzioni giuste dei compiti? Anche! E poi invece questo qui per mio papà, ho preso questa qui, la palinca alla lavanda, che sarebbe appunto questo liquore alla lavanda. Questa grappa sarebbe... Grappa alla lavanda. Proprio piccolino, giusto per assaggiarla. La palinca, e mi ha detto palinca, che è buona, palinca, quindi naturalmente io non ho assaggiato niente perché io sono astemia. Cosa vuol dire? Che non bevo alcol. E quindi l'ho provato a prendere perché è una cosa caratteristica ed è molto forte, dicono. Che poi io l'ho bello da grande, ve lo prometto. Ok. Niente, abbiamo finito, ragazzi. Sì, wow. Non ho finito. Quante cose, veramente. Non ho finito. Piano, piano. Dimmi. Comunque, adesso Pippo farà il Lego. Monterà il Lego, Pippo. Allora... due volte. Ok. Quindi speriamo che queste, spero che questi
regali vi siano piaciuti. Diteci magari se voi siete stati in Ungheria, cosa ne pensate di questo paese. No, ma io io non ho capito. Adesso Pippo lo facciamo insieme. Ma questi come si fa? Lo facciamo insieme, Pippo. Ok. Quindi spero naturalmente che questo video vi sia piaciuto. E quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete nuovi iscritti al suo canale, vi sono tanti altri video. Condividete questo video con i vostri amici e commenti. Extra, bomba! Sì, ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. Mi raccomando, continuate a seguirci. Cioè, seguiteci su Instagram. Perché stiamo per raggiungere 10.000 follower. Quindi, iscrivetevi. Seguiteci, mi raccomando. E quindi, saluti da Tina e Pippo. E vi ciao al prossimo video. Ciao! Io non capisco come si monta questo. Adesso lo facciamo insieme.